Lunedì 1 gennaio 2018, primo giorno dall'inizio dell'anno. Auguro a tutti un nuovo anno insieme, ricco di belle cose. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La Chiesa ricorda Maria, Madre di Dio. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Maria, Fulgenzio, Fulgenzia, Telemaco e Concordio. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Stucchi. L'origine è incerta, potrebbe derivare da soprannomi oppure da un'italianizzazione del cognome germanico Stuck. Stucchi è un cognome tipico lombardo, con maggiore diffusione a Milano e Bergamo. Stucco, più raro, è invece piemontese. Accadde oggi. Il 1 gennaio del 2003 muore all'età di 63 anni Giorgio Gaber. Soprannominato dai suoi fan il signor G, Gaber è stato un cantautore, commediografo, regista teatrale e attore tra i più influenti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'attrice Pamela Villoresi, nata a Prato il 1 gennaio 1957. La citazione da ricordare. L'obiettivo di un nuovo anno non è avere un nuovo anno, è che dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso, piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e occhi nuovi. G.K. Chesterton. Dice il saggio: è meglio risparmiare al principio che alla fine. Un consiglio al giorno. Gli stravizi delle feste, troppo cibo e qualche bicchiere in più vi hanno lasciato con un cerchio alla testa. Provate a risolvere il problema in modo naturale annusando un bicchiere di aceto in cui avete fatto sciogliere del sale grosso.